Siamo di fronte a un sparkling wine un pochettino particolare che arriva dalla Repubblica Ceca. Ci vuole spiegare quali sono le varietà di uva e perché è così rinomato? Yes, it is the best. Okay, siamo di fronte a un metodo classico un po' particolare, sono tre vitigni che arrivano dalla stessa regione, sono autoctoni. È un vino con uno spumante brut ed è il miglior vino di questa linea, di questa azienda. Splendida bottiglia, un uomo inglese, un businessman inglese con il classico cappello, questo gin lo si vende in Italia? We are not selling brokers. Stanno lavorando su diversi prodotti da vendere in Italia. Non ci dice ancora il nome di questa bottiglia perché è un segreto e non è ancora stata lanciata. Qual è il vino che identifica maggiormente il territorio della Turchia? I can say that Turkey is a very big country, so the country reflects different La Turchia è un grande paese vinicolo, si può dividere in diverse aree. Sulla prima area, sulla destra, abbiamo visto del bianco, poi del rosso, poi di nuovo del bianco e poi di nuovo un vino molto delicato. Loro non esportano in Italia perché noi abbiamo dei bellissimi vini e buonissimi vini. Spritzerò, un bel nome italiano per un italiano che ha venduto il marchio a un tedesco? Sì, non era progettato di vendere l'azienda, però l'anno scorso mi hanno fatto questa offerta, ci hanno visto la ProVine e niente, per noi è stata una grande occasione. Abbiamo pensato ora o mai più, un'occasione così, cioè il marchio ha adesso la potenzialità di uscire in tutto il mondo. Quello che io da solo non lo potevo fare. Siamo con l'amministratore delegato della Vocation Moon, un'importante azienda tedesca. Lui chiediamo qual è il suo prodotto di punta e come funziona il mercato americano. Our main product is here, it's Rotkäppchen Sparkling. È un'azienda familiare che vende principalmente questo prodotto che è un sparkling wine, ne vende oltre 1.200.000 bottiglie, hanno un grosso mercato che è la Germania e sta cercando piano piano di espandersi in altri paesi e perché no anche l'Italia. È un affascinante paese il Giappone, ma è anche affascinante la sua varietà di vino, il Koshu. So, Kosho is Japanese indigenous grape variety, native Ve l'ho detto che è affascinante. Affascinante anche questa varietà che è coltivata vicino a Tokyo. È un vino che è molto delicato e va naturalmente è perfetto con la cucina giapponese. Allo stand di Israele abbiamo incontrato Victor che è della Golan Heights Wine e a lui abbiamo chiesto un overview su quelli che sono i vini di questo fantastico paese. Israele è un paese piccolo però molto affascinante che ha diversità di suoli e di microclimi. Ovviamente ha avuto contaminazione da parte di enologi da tutte le parti del mondo, quindi i vini che beviamo oggi sono completamente diversi dai vini che abbiamo bevuto 5 anni fa e saranno molto diversi dai vini del futuro.